14 gennaio, ultimo appuntamento della settimana con Quillicata TG, benvenuti. Andiamo subito con le notizie. È scomparso purtroppo la notte scorsa a Licata, all'età di 87 anni, Angelo Onorio, trombettista conosciuto da tutti perché suonava spesso nelle piazze, nelle serate musicali e ai matrimoni. Per tanti anni, inoltre, ha suonato con il circo Orfei. I social oggi sono stati letteralmente invasi da post con il ricordo del trombettista. Abbiamo chiesto ad alcuni suoi amici musicisti di fare un ricordo di Angelo Onorio. Ve lo proponiamo e in apertura del servizio vi mostriamo l'immagine dell'ultima esibizione del trombettista licatese proprio pochi giorni fa, il 26 dicembre, al Teatro Re. Vediamo. Secondo me è poco fare una strada ad Angelo Onorio, un grande come persona, un grande come amico, un grande. Niente, non ce ne sono parole. Comunque, Angelo Onorio, ti ricordo che sei stato per me un secondo padre, una persona umile, non ci sono nemmeno parole. In questo momento ho il cuore triste. Ciao Angelo. Un grande trombettista, come persona, una persona umile, altruista, meravigliosa. Se c'era qualcuno che appunto avesse bisogno, era capace di prendere 100 euro oppure andargli a portare una spesa vino a casa sua. Un ricordo bellissimo, ribadisco, io ho avuto il piacere di stargli vicino, anche in questi momenti sono stato vicino con lui. Ho avuto pure il grande onore, perché era sempre con me nelle serate in cui io mi esibisco, e ho avuto il piacere appunto di averlo giorno 26 presso il Cineteatro Re Grillo a Licata. Siamo fieri di averlo invitato nell'ultima nostra serata fatta al Re Grillo il giorno di Santo Stefano. Con le sue esibizioni ha creato veramente un'atmosfera natalizia e bella che lo ricorderemo sempre come un grande professionista. Io dico che Licata ha perso anche un uomo, un musicista di grosse dote. E come al solito apriamo adesso un'ampia pagina dedicata al Covid-19. Mario Zappia, commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, lancia l'allarme sui posti letto Covid-19 ormai esauriti negli ospedali agrigentini. Più che i contagi ormai dilaganti ovunque, dice Zappia nel bilancio settimanale sulla pandemia, a preoccuparci è soprattutto il fatto che tutti i reparti sono ormai pieni in ogni ordine e grado. L'impegno, ora, conclude Zappia, è quello di trovare nuovi spazi per curare i pazienti Covid e non Covid. E a proposito del Covid-19, vediamo qual è la situazione nella nostra città Licata. I positivi continuano ad aumentare, ma c'è da dire che il numero rimane contenuto, soprattutto rispetto ai centri vicini, Gela e Palma di Montechiaro, dove si registra un vero e proprio boom di contagi. Vediamo il servizio.
C'è una sola consolazione nella nostra città, Licata, con riguardo alla pandemia da Covid-19. I numeri restano contenuti, ci sono tanti contagi ogni giorno, però se rapportati per esempio alla vicina Palma di Montechiaro e all'altrettanto vicina Gela, qui i numeri sono veramente contenuti. Secondo l'ultimo dato reso noto dalla Polizia Municipale, coordinata dal comandante Giovanna in Corvaia, nelle ultime ore si sono registrati appena, tra molte virgolette, 24 nuovi casi di contagio, mentre le guarigioni sono 6. Sulla scorta di questi numeri, sempre secondo i dati forniti dalla Polizia Municipale, in questo momento il totale dei positivi a Licata è pari a 495. Sono tanti, non ci sono dubbi, più di quanti erano l'anno scorso, ma sicuramente meno rispetto all'emergenza che si registra nelle città limitrofe. E sempre sul fronte Covid-19 si registra la maxi operazione della Polizia di Licata, coordinata dal vicequestore Cesare Castelli, nei primi giorni del nuovo anno. Sono stati controllati ben 37 attività tra locali, centri commerciali, bar e ristoranti. 7 persone sono state multate perché non indossavano la mascherina, mentre multe sono state elevate anche ai titolari di 4 ristoranti, al cui interno sono stati trovati avventori che pranzavano o cenavano senza Green Pass. In questi casi, tanto per il titolare quanto per gli avventori, la multa è di 400 euro a testa. Cambiamo argomento. La Regione Siciliana è pronta a sostenere gli sforzi delle aziende agricole. L'Ufficio Europa del Comune di Licata ha reso noto oggi un nuovo bando grazie al quale le aziende agricole potranno ottenere finanziamenti anche per la trasformazione dei prodotti. Vediamo i dettagli nel servizio. È l'Ufficio Europa del Comune di Licata ad annunciare che la Regione ha emanato il bando relativo alle operazioni 641, sostegno e investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole. L'operazione, scrive il Comune, prevede un sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola. Ecco gli ambiti di intervento. Agriturismo, fattorie didattiche, trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli, attività di diversificazione di ambito sociale relativamente a queste tipologie, inserimento sociolavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, prestazioni e attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante. Il contributo, conclude il Comune, è pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile, elevato al 50% per i giovani agricoltori e per le zone montane. Alla nostra redazione continuano ad arrivare le proteste di licatesi che lamentano l'esosità delle bollette della spazzatura, notizia con la quale, ricorderete, abbiamo aperto la nostra precedente edizione del TG. La gente ritiene che gli aumenti siano eccessivi. Giriamo la segnalazione al Comune e agli uffici competenti a dare delle risposte alla cittadinanza. E siamo giunti in conclusione del giornale, lo sport, calcio. Il Licata Calcio tornerà in campo il 23 gennaio per affrontare il Giarre in trasferta. La squadra ha continuato ad allenarsi durante la lunga pausa natalizia, ma si teme che lo stop possa influire sul rendimento. Abbiamo fatto il punto della situazione con il tecnico del Licata Calcio, Pippo Romano. Vediamo l'intervista. Ma è chiaro che perdi ritmo partita, perdi minuti durante una partita. Bene che noi ci siamo pure allenati, però non è la stessa cosa. E non so quando riprenderemo, che condizione avremo. Sicuramente è stato un momento che questa sosta probabilmente ci può far male, però questo è sempre un punto interrogativo. Noi comunque ci stiamo allenando bene, abbiamo sempre svolto gli allenamenti con massima intensità e sempre col piglio giusto per ripartire quando è il momento di ripartire. Si ricomincia il 23 gennaio, però ancora c'è qualche incognita perché nel Giarre c'è stato un focolaio di Covid, per cui ancora la certezza che si torni a giocare tra alcune settimane non c'è.
Sì, vero, ancora non c'è certezza perché il Jarre ha avuto dei contagiati durante questo periodo. Speriamo che la settimana successiva rientra tutto, che anche loro possano avere tutto a disposizione, così ripartire come è giusto ripartire, perché già da un po' che siamo fermi. Casomai ancora un'ulteriore sosta contro il Jarre significherebbe ancora allungare da parte nostra i tempi per ripartire a giocare una partita, perché la domenica successiva dopo il Jarre dovremmo incontrare il Messina, ma sappiamo che il Messina è stato radiato dal campionato, perciò significherebbe ancora allungare di qualche settimana la sosta. È tutto, grazie per l'attenzione, buon fine settimana, ci vediamo lunedì, a presto.